Siamo con Nicola Tamburrino, sindaco di Villa Literno. È entrata nel vivo la campagna elettorale. Il vostro territorio con il Partito Democratico è rappresentato da Anna Maria Della Provitola. Una scelta che arriva dal basso con un documento sottoscritto da 10 sindaci e che l'ha vista tra i promotori. Sì, giusto, Anna Maria è il sindaco di Carinaro, è una nostra amica, rappresenta il nostro territorio, abbiamo molti sindaci dell'Agro Aversano, abbiamo sottoscritto un documento appunto per chiedere al Partito Nazionale di candidare un amministratore locale e quindi la scelta è ricaduta su Anna Maria. Siamo molto felici di questa cosa perché Anna Maria è una persona del fare, una persona che ascolta il territorio, è una di noi e quindi siamo in piena campagna elettorale per far votare Anna Maria Della Provitola, il Partito Democratico. Oggi c'è una situazione molto particolare nell'Agro Aversano. Accanto Della Provitola c'è una candidatura della Lega Nord e il Movimento 5 Stelle. Chi teme di più? No, noi non temiamo nessuno perché la nostra candidata è una candidata del territorio, una forte esperienza amministrativa legata al territorio. Gli altri candidati, il centrodestra, Forza Italia, ha svenduto il nostro collegio alla Lega Nord con una candidata che addirittura mi sembra che del napoletano, e i 5 Stelle è un candidato anonimo, nessuno conosce. Il nostro candidato è il Partito Democratico, espressione del territorio, una candidatura che è stata voluta da più di 10 sindaci e tanti altri amministratori, consiglieri e assessori del territorio, e daremo voce con Anna Maria Della Provitola a tutto l'Agro Aversano. Passiamo a Villa Literno. Dopo una fase di registrazione, per gli scossoni che ci sono stati all'interno della maggioranza, la macchina amministrativa procede spedita. Sì, la macchina procede spedita già da qualche mese, abbiamo avuto qualche problema politico interno agli inizi di dicembre, la questione è stata risolta, abbiamo avuto un nuovo ingresso all'interno della giunta di un giovane competente che è Tamaro Iovine, che si occupa di urbanistica. A breve, fine marzo, inaugureremo il centro funzionale, una struttura importante che consegneremo alla città. Sono quasi ultimati i lavori della villa comunale, quindi in primavera un altro spazio che sarà aperto ai cittadini. In questi giorni abbiamo presentato un ulteriore progetto importante per le scuole Leonardo da Vinci e le scuole medie, un progetto di 2.200.000 euro. Sono ripresi i lavori alcune settimane fa dell'accelerazione della spesa in alcune zone del paese come via Vecchia Versa e il rione via Versa, e fine marzo partirà un importante progetto, quello di Bandiera Blu, un progetto di circa 10 milioni di euro dove andremo a riqualificare un'intera area. Grazie a Nicola Tamburrino e al prossimo appuntamento. Grazie a voi.